ha inizio l'incontro con i nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati e dei distintivi d'onore. Il Presidente della Repubblica procede alla consegna degli attestati e dei distintivi d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. Per la generosità e il coraggio mostrati nei soccorsi in occasione dei terremoti e per l'impegno nella ricostruzione. Benvenuti qui al Quirinale, è un piacere avervi qui, è un piacere avere tutti naturalmente, i sindaci, coloro che vi accompagnano, è un piacere avere particolarmente voi, tra l'altro portate un'aria di età giovanile, un'aria che, di allegria che fa bene a questo come a tutti i palazzi delle nostre istituzioni. E in realtà qui, con questi riconoscimenti, noi vogliamo parlare dell'Italia, dei suoi cittadini, del suo tessuto sociale, di ciò che fanno i nostri concittadini, giovani, adulti, anziani. E certamente, quando si parla di cittadinanza si parla anzitutto di voi, ragazze e ragazzi, che siete non soltanto coloro che rappresentate il futuro, come si dice abitualmente, ma siete coloro su cui gli adulti investono per il bene del futuro del nostro Paese. E per questo non c'è alcuna società che possa davvero sentirsi tale se non pensa ai propri giovani, alle loro esigenze, alle loro condizioni. Voi siete stati e siete un esempio di solidarietà, di amicizia, di attenzione alle esigenze degli altri, di quello che si definisce altruismo, anche di coraggio, di senso civico. Ed è un piacere dare a voi questo riconoscimento. E un pensiero vorrei dare particolarmente a Ludovica Visentin, quindicenne di Treviso, che non è qui presente. Vedete, il significato di questo incontro stamani è che le istituzioni riconoscono, apprezzano e devono riconoscere, apprezzare coloro che operano per il bene comune, e voi lo avete fatto. Vedete, le istituzioni non sono distanti, non devono essere distanti, anche perché sono espressione dei nostri concittadini, tutti noi cittadini del nostro Paese, ed esprimono la cittadinanza, esprimono la collettività, esprimono i suoi pregi, qualche volta anche i suoi difetti, ma le esprimono con il dovere di essere vicine, di farsi sentire vicine dai cittadini. E questo è il significato di questo incontro. Riconoscere, avere attenzione, sottolineare le tante energie positive che esistono nel nostro Paese, a tutti i livelli di età, in tutte le varie parti del nostro Paese. Avete compiuto voi degli atti davvero che possiamo definire preziosi. Avete promosso impegni collettivi, impegni personali. Vi sono costati anche sacrificio spesso, ma certamente questo vi ha assicurato una ricompensa grande, che è la
consapevolezza di avere fatto del bene a chi vi sta intorno, di avere con loro contribuito a rendere migliore la vita insieme. E questa è una ricompensa molto più importante di quella che ricevete qui questa mattina, quella della consapevolezza che il bene che si compie è una ricompensa per chi lo fa. E io vi ringrazio. Non siete qui, non siete stati scelti, non siete qui con questi riconoscimenti perché siete i migliori. Vi sono tantissimi ragazzi come voi che si comportano bene, impegnandosi, che fanno del bene, che hanno generosità e senso degli altri. Centinaia, migliaia di ragazzi e ragazze nel nostro paese si comportano così. Voi siete qui testimoni, li rappresentate. Siete stati scelti per rappresentare quei tantissimi ragazzi e ragazze che nel nostro paese ogni giorno si comportano con la stessa abnegazione, impegno, dedizione che voi avete manifestato. Naturalmente un pensiero particolare va ai nostri concittadini che sono stati colpiti dal terremoto da recente. Nove di voi, nove tra ragazze e ragazzi, sono stati premiati questa mattina perché in quelle circostanze sono impegnati con abnegazione, con solidarietà, con senso delle esigenze degli altri. E qui vi sono giovani che provengono appunto da questi comuni e dai comuni colpiti in precedenza e che sono testimoni della solidarietà, dell'impegno per la ricostruzione che deve essere sempre maggiore, dall'Aquila all'Emilia, a San Giuliano di Puglia. Io non voglio aggiungere altre parole perché appesantirei il significato di questo incontro, che è di riconoscimento di quanto avete fatto e di quanto, ripeto, come voi fanno tanti altri, tante altre ragazze e tanti altri ragazzi ogni giorno nel nostro paese. Però vorrei ancora una volta sottolineare che i nostri concittadini colpiti dal terremoto non saranno mai lasciati soli. Avranno sempre accanto la solidarietà delle istituzioni e io sono personalmente impegnato per questo. Vorrei dire ai sindaci che sono presenti, alcuni che da anni si impegnano per la ricostruzione, altri che sono adesso, in queste settimane, da alcuni mesi, di fronte all'esigenza di avviare la ricostruzione, di dare risposte immediate. Accompagnate le istituzioni, non smettete di esortarle, di sollecitarle, di chiedere impegno costante, crescente. C'è anche il commissario per la ricostruzione che ha testimonianza visibile della solidarietà delle istituzioni nazionali, di quelle regionali, di quelle locali, ma i sindaci hanno sulle loro spalle il peso principale, il raccordo tra le persone e tutto il complesso delle istituzioni. E quindi a loro io chiedo di non risparmiare le altre istituzioni, sapendo che non si risparmiano loro come responsabili locali. E a voi giovani vorrei dire, per concludere, continuate a impegnarvi perché il nostro paese sia sempre migliore. Continuate a pensare come a quel che si deve fare perché sia migliore. E lo è se i comportamenti tutti sono improntati al senso della comunità, al senso del vivere insieme, al senso che si sta meglio se si sta meglio tutti insieme. E quindi voi avete molta più fantasia degli adulti. Non rinunziate, non stancate mai di immaginare come deve essere la società per essere migliore di quella che oggi vediamo. C'è sempre un margine di miglioramento e noi ne abbiamo tanti margini di miglioramento. Cercate voi di sollecitare gli adulti, di pensare voi in che cosa può migliorare la nostra convivenza. E può migliorare, come ripeto, rendendo sempre più autentico, più solidale il rapporto della vita in comune. Siamo tutti legati gli uni agli altri. Più lo comprendiamo, più miglioriamo la nostra condizione collettiva e individuale. E questo comincia naturalmente nel rapporto con i vostri amici, nella vostra scuola, nelle vostre comunità,
in tutti gli ambienti che frequentate. Abbiate coraggio, come ne avete avuto, e farete un regalo al nostro Paese se continuerete a diffondere con l'esempio e trasferendo questa convinzione il senso della solidarietà che avete manifestato. Grazie ragazzi e auguri. Facciamolo meglio così.